Ciao ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, continuo a ringraziarvi perché il cuore mi esplode ogni volta che vi leggo, che vi sento, vi percepisco in ogni cellula del mio corpo. Ogni volta che faccio un interattivo, vado in meditazione prima per connettermi con tutte le vostre anime e chiedendo il permesso di farvi da canale all'informazione che in quel momento deve giungervi. Quindi sono immensamente grata di avere questo onore e privilegio di potervi servire. Allora, come ho scritto anche nel mio ultimo post, riguardo a quello che ci servono i tarocchi, no? Le letture. Attraverso i tarocchi noi abbiamo la straordinaria opportunità di leggere i dettami dell'anima, della nostra anima, quella dell'altra persona che ci interessa e del mondo che ci circonda, di leggere la verità profonda che si cela dietro quelle dinamiche. Ma cosa serve questo? Questo serve per creare la migliore versione di noi stessi, per cercare di mettere in luce quei potenziali e quelle sfaccettature nascoste che grazie all'altra persona vengono innescate dentro di noi. Quindi per migliorare noi stessi. Leggere le carte, i grandi archetipi dei tarocchi, ci serve quindi a darci la straordinaria opportunità per migliorare noi stessi e creare dentro di noi quell'amore che tanto cerchiamo, che se prima non creiamo dentro noi stessi, non possiamo pretendere di trovarlo all'esterno, perché il mondo fuori esiste solo nella misura in cui noi lo proiettiamo. E se noi proiettiamo gioia, devozione alla vita, amore per noi stessi, noi attireremo le persone, le circostanze e le situazioni che risuonano a quella nostra frequenza. Prima di allora attiriamo sempre, perché la legge dello specchio di risonanza vige costantemente, quelle circostanze che risuonano alla nostra frequenza. Se abbiamo necessità di attrarre circostanze che ci spingono sempre più in fondo ai nostri lati ombra, è necessario essere presenti a noi stessi quando arrivano queste circostanze e mettere in luce tutto quello che quella relazione ci vuole insegnare. Cerchiamo quindi di essere sempre presenti e grati alla vita per le opportunità che ci vengono messe davanti, perché ogni cosa ha un senso e attraverso le carte noi possiamo vedere il senso di quella cosa e come agire nel massimo del nostro potere, nel massimo del nostro potenziale. Bene, detto questo, la domanda a cui rispondiamo oggi è: cosa nasconde veramente il suo cuore? Quali sono i sentimenti e le intenzioni verso di me? Le due varianti, cuore giallo e stella verde. Iniziamo subito con la variante cuore giallo. Lo mettiamo qua. Vediamo adesso qual è l'energia che lui ha nei nostri confronti e qual è l'energia che noi abbiamo nei suoi confronti. Allora, per i ragazzi che hanno scelto la variante del cuore giallo, cosa nasconde veramente il suo cuore? Quali sono i sentimenti e le vere intenzioni? Lui, voi, energia di sintesi. Allora, vediamo subito. Lui, lui ha la voglia proprio di celebrare,
la celebrazione, la voglia di gioire insieme a voi, la voglia di condividere, così come anche la voglia di riappacificarsi laddove ci sia stato un fraintendimento, una rottura. Quindi lui ha la voglia di gioire della vostra unione. Vediamo voi come state, per la legge dello specchio. Il fulmine. Quindi questa è la carta della distruzione totale di tutte le certezze che non sono più funzionali alla vostra evoluzione. Quindi questi sono i tarocchi Osho Zen, cioè tarocchi rivisitati dalla filosofia Zen, molto profondi, con altri punti di vista. Beh, il fulmine è proprio come la torre, no? Cioè, lui, quello che mi sta arrivando subito, mi viene da dire, lui vi ha portato degli aspetti di voi che non avevate mai visto, delle ombre molto potenti che hanno portato in voi la distruzione delle vostre certezze infondate. Quindi quando arriva il fulmine, grazie alla relazione, quando l'altro ci dà un innesco tale da farci distruggere, da farci crollare nel baratro, da farci completamente abbandonare ogni certezza, ok? Perché? Questo perché? Il fulmine arriva quando noi crediamo di essere saldi in qualcosa, siamo totalmente radicati in qualcosa, ma quel qualcosa non è la vera stabilità. E noi sotto sotto lo sappiamo. Noi sotto sotto sappiamo che ci stiamo aggrappando a qualcosa per paura di fare un salto nella fede. E quindi cosa succede? L'esistenza ti manda un fulmine. L'esistenza ti manda qualcosa che fa crollare ogni tua certezza. Per farti fare cosa? Per farti superare te stesso. E quindi vedere che tu sei al di là delle tue certezze, tu sei molto di più di quello che hai creduto essere fino a quel momento. E quindi questa relazione ti ha portato a questo, vi ha portato a questo. Magari lui è più, diciamo, più predisposto all'armonia, più predisposto alla giocosità, magari non si rende conto, secondo il vostro punto di vista, di quello che ha fatto, secondo il vostro punto di vista. E quindi voi siete rimaste ferme nella vostra posizione pur soffrendo. E quindi come insegnamento per la legge dello specchio di risonanza, lui vi stava portando degli aspetti vostri in ombra. Quindi ciò che magari non avete assolutamente voluto vedere di voi stessi, e attraverso la rabbia e il risentimento nei confronti di questa persona, questo verrà portato a galla, ecco, quella è la lezione da imparare per superare voi stessi e per superare ogni pensiero che voi avevate di voi stessi, per vedere la vostra magnificenza. Quindi vediamo un po' la carta di sintesi qual è. E infatti, senso di colpa. Quindi, allora, questo mi fa venire in mente. Allora, la carta di sintesi è questa: l'elaborazione di questa relazione avviene superando i sensi di colpa. Quindi può essere accaduto qualsiasi cosa che vi ha fatto crollare qualcosa, una certezza, delle paure dovute al fatto che è crollata una situazione, magari vi siete separati, magari c'è stato un tradimento, magari c'è stata uno scossone di qualsiasi natura che ha portato questo senso di colpa. Ma cos'è il senso di colpa? Anche l'immagine ce lo fa vedere. Il senso di colpa arriva per delle aspettative che noi mettiamo. Il senso di colpa è perché arriva quando noi abbiamo agito in funzione di aspettative. Il senso di colpa arriva quando non abbiamo gioito dell'esistenza momento per momento, quando abbiamo delegato all'altro la responsabilità della nostra felicità, sia in un senso che nell'altro. Il senso di colpa, che equivale questa carta all'otto d'aria, è soltanto qualcosa appartenente al mentale. Perché il mentale è tutto, è praticamente la coltre di pensieri. I pensieri sono come le nuvole, come dico sempre. Noi siamo il cielo, la coscienza è il cielo, le nuvole passano, i pensieri passano. Non sono reali, i pensieri sono frutto di condizionamenti, dell'illusione date dal sistema, dalle credenze, dalla società, familiari, sociali, credenze tutte di questo tipo. Quindi non sono credenze vere. Sono credenze indotte da fuori. E quindi che cosa succede? Che sono i pensieri che pensano noi. Non siamo noi a pensare i pensieri. E quindi siamo, vedete,
fagocitati dal mentale, mentre al di là tutto si chiarisce. Quindi mi fa pensare che questa relazione, rispetto al fatto cosa si nasconde veramente dentro il suo cuore, no? Beh, sappiate che quello che mi viene da dire rispetto a queste due carte è che voi in questo momento state provando un senso di rabbia, di sensi di colpa, di fagocitazione, mentre lui è come se voi vedeste lui in modo più frivolo. Mi spiego? Ma quello che mi arriva già da queste prime tre carte è che la frivolezza che voi vedete in lui è quella leggerezza che sta cercando lui di portare a livello animico frequenziale nella vostra vita. I sensi di colpa arrivano quando abbiamo troppi attaccamenti relativi a delle condizioni indotte dal passato. Quando noi viviamo nel presente, nella nostra essenza vera, nella nostra verità pura, non esistono sensi di colpa che possono danneggiare la nostra quotidianità. Vi sentite in colpa per non aver fatto qualcosa, per aver detto qualcosa, per aver o perché lui ha fatto qualcosa, perché voi vi siete sentite poi in colpa? C'è sempre un'aspettativa dietro. Le aspettative distruggono i rapporti, perché distruggono la capacità di vivere nel momento presente. Io non dico di non creare aspettative, cioè non dico di non fare dei progetti, no? Perché l'amore, anche l'amore vive di programma, di progetti, di grandi progetti. L'amore guarda al futuro sempre, perché proprio ti proietta, ti estende, estendendo la tua coscienza, di conseguenza anche il mentale si estende. Ma il futuro non esiste però, cioè il futuro esiste nel momento presente. Quindi noi possiamo sognare del nostro futuro e al tempo stesso non perderci nessun attimo del nostro presente. Il senso di colpa viene quando ci siamo persi il presente, pensando troppo al futuro, procrastinando o guardando troppo al futuro, mi spiego? Grande insegnamento c'è in questa storia, quindi grande legge dello specchio di risonanza. Adesso vediamo. Con questi tarocchi, quale prendiamo? Questo. Facciamo questa stesa qui. Quindi, cosa nasconde veramente il suo cuore? Quindi, sentimenti e intenzioni per te. Quindi, cosa nasconde veramente il cuore delle persone a cui stanno pensando i ragazzi che hanno scelto il cuore giallo? Allora, lui sta facendo resistenza, forza, vediamo un po'. Quindi l'ostacolo è 5 di coppe, appunto. Quindi lui sta facendo resistenza, ripeto, al senso di colpa. Il senso di colpa, senso di colpa. 5 di coppe, senso di colpa. Allora, senso di colpa dovuto a un abbandono. Quindi sta facendo resistenza, è una condizione in cui sta cercando di dominare i suoi istinti rispetto a questo che è l'ostacolo, ossia l'ostacolo è il senso dell'abbandono. O vi ha abbandonato e quindi ha il senso di colpa in questo, oppure il 5 di coppe è la frustrazione relativa delle cose che non sono state fatte e che quindi appunto alle aspettative disilluse. Ok? Ma adesso andiamo a vedere completamente, quindi le sue emozioni. Sì. Ok? Fattori nascosti. Sì. Allora, in questo momento la relazione è molto probabilmente si è bloccata. Si è bloccata perché? Perché ci sono dei conflitti mentali dovuti a un senso di abbandono. Probabilmente è successo qualcosa di forte, o c'è stato un tradimento o una rottura dovuta a dei conflitti che lo ha portato a autoappendersi per cercare di cambiare il punto di vista, a sospendere la relazione per cercare di cambiare il punto di vista. Che cosa c'è?
Quali sono i fattori nascosti? I fattori nascosti che tu non sai sono quelli che lui in questo momento sta affrontando, si è avuto questa chiusura perché sta affrontando tutte le parti di se stesso, la sua interiorità. Ora andiamo a vedere che cosa sta affrontando di se stesso, quindi rispetto alle emozioni, quindi cosa nasconde veramente il suo cuore, su cosa sta meditando prima di tutto, perché si è autoappeso. Sì, sta meditando prima di tutto sul ritorno, ok? Sul ritorno da voi. Su che cos'altro? Sì. Quindi, i conflitti di che natura sono? Sì. Innanzitutto sta meditando di tornare da voi, assolutamente da voi. Quindi quello che non sapete è che lui sente di aver perso delle occasioni insieme a voi e vuole comunicare, vuole dirvelo, vuole guardare avanti rispetto a quello che non vi ha mai detto. Questa insoddisfazione è di che natura è? Andiamo a vedere. Sì. Sì. È dovuto al fatto che lui sta facendo un sacrificio nel non riuscire ancora a manifestare questo nuovo inizio concreto con voi rispetto a quello che è potuto accadere. Adesso andiamo a vedere, ecco perché poi vi dico, è importante il lavoro su se stessi, perché al di là della realtà manifesta, qualsiasi cosa che può essere successo, la volontà dell'anima è ben altro, e quei tipi di dinamiche che accadono, qualsiasi cosa può essere accaduto, servono, sono funzionali per far venire a galla tutto quello che è nascosto, per poter capire effettivamente la verità di noi stessi, per poter dire sì, io lo voglio. Ma se prima non risolviamo tutte queste paure, gli attaccamenti, l'ossessione, non possiamo pretendere che l'altro diventi la nostra stampella. Se non riusciamo a vedere la bellezza in noi, essendo noi emanatori di bellezza e amore, non possiamo pretendere, non possiamo delegare all'altro la responsabilità di tale peso, del peso della nostra felicità, perché la nostra interezza, la nostra anima così magnificente, grande, pretende che noi le diamo ascolto, essendo noi prima di tutto integri e poi stando in coppia per avere relazioni sane, ok? Adesso vediamo. Cavaliere di coppe, quindi poi, e beh, ok, sì. Allora, lui sa che ha seminato già in questa storia, ha seminato già perché la vostra storia è il massimo appagamento e lui vuole venire verso di voi, c'è l'intenzione a porvi la sua coppa, la coppa dell'amore, a mettere rimedio a quello che è potuto accadere, ok? Quindi, adesso continuiamo a vedere. Infatti, lui vuole vincere in questa storia. Lui vuole festeggiare insieme a voi la vostra unione. Adesso andiamo a vedere ancora una carta, quindi rispetto ai... Togliamo questo, abbiamo già visto che lui vuole ritorno rispetto al senso di abbandono che vi ha potuto dare, che è potuto accadere, vuole riconciliare, vuole rifesteggiare. Quindi il senso di abbandono, la ferita dell'abbandono, la ferita del rifiuto, i grandi classici, no? I grandi classici proprio dell'elaborazione del dolore, e sono gli insegnamenti più grandi che ci possono far trasmutare alchemicamente all'interno le nostre ferite, al di là delle quali si celano i più grandi tesori, cioè la versione migliore di noi stessi. Quindi tutto è funzionale e propedeutico a questo. Se noi giudichiamo l'altro, se noi gli diamo la colpa, se noi è colpa tua, noi non stiamo facendo alcun progresso. Bisogna praticare il non giudizio, cioè prendersi ciò che è capitato, cercare di capire noi stessi, non l'altro. Perché l'altro ci ha dato questo insegnamento? Andare a fondo in quell'insegnamento per andare a vedere cosa si cela dietro la paura dell'abbandono e del rifiuto, perché là dietro ci sono i nostri tesori più grandi. Come si fa la pratica del non giudizio?
Lui mi ha fatto una cosa? Lui mi ha tradito? Allora bisogna chiedersi quale parte di me stessa io ho tradito fino a questo momento. Delegare la colpa significa non evolvere. Delegare la colpa significa non incontrare mai l'amore. Delegare la colpa significa non incontrare mai l'interezza dentro di noi che ci permette poi di manifestare il vero amore, quello intero, intero, puro. Quindi noi incontreremo altre persone a cui delegheremo sempre la colpa, che ci faranno le stesse cose, a cui delegheremo ancora la colpa, fino a quando cicli su cicli non si ripeteranno a vita, vite su vite, fino a quando noi non me ne prendiamo atto. Io, ok, sono stata tradita 250.000 volte, bene, che cosa devo cambiare in me? Quindi questo è il primo passo. Oppure, sono stata abbandonata 100.000 volte, che cosa devo cambiare in me? Forse devo bastarmi a me stessa? O rispetto a se mi hanno tradito, forse sto tradendo una parte di me talmente importante che la mia anima mi sta intimando assolutamente ascolto? Quale parte di me sto tradendo? Ho smesso di dipingere? Ho smesso di pensare a me stessa? Mi sono sottomessa al volere dell'altro per paura di perderlo? Quindi paura dell'abbandono? Che succede? Che si manifesta sempre la paura, perché la paura è più forte. Quindi ecco perché recuperare il proprio potere, affinché si possa creare dentro noi stessi l'amore e che noi poi proietteremo all'esterno attirando persone, situazioni all'altezza della nostra rinnovata, elevata frequenza. Adesso andiamo a vedere, quindi abbiamo visto che questa persona vuole il ritorno assoluto, nuovo inizio. Ora vediamo quindi cosa prova, quindi nel dettaglio, questa persona per voi, ragazze, ragazzi, cosa prova nel dettaglio questa persona con voi. Vediamo, uscite queste, vediamo cosa prova. E infatti, ebbene, che ve lo dico a fare? Vuole guardare avanti rispetto a quello che è potuto succedere, sta cercando di capire come fare per venire da voi, che siete la sua imperatrice, se siete uomini ribaltate, per cosa? Per la coppia, ragazze, per l'amore. Quindi, adesso andiamo a vedere. Fondo mazzo, 8 di denari, sta cercando come fare, sta valutando ogni opzione possibile per cercare di venire a rimettere in sesto questa storia, ok? Allora, adesso vediamo quindi quali sono le intenzioni verso voi che guardate a questo punto. Quali sono le intenzioni della persona a cui state pensando verso di voi? Quali sono quindi le intenzioni? Mi vuole proprio far nascere qualcosa di nuovo. Quali sono quindi le intenzioni? Lui, la relazione è stata messa in pausa? Bene, la relazione è stata messa in pausa perché si sta meditando su come guardare avanti. Si vuole guardare avanti rispetto a questa pausa che c'è stata. Ok, poi le intenzioni della persona a cui stanno pensando i ragazzi del cuore rosso. Ok, sì, ok, perché abbiamo 2-4, 4-4, allora non si vuole più attaccare alle resistenze, ci sono delle resistenze a cui lui sta facendo luce in modo tale da venire da voi e ricelebrare l'equilibrio, 3-3, ok, ci sono delle resistenze verso cui lui sta facendo chiarezza, quindi le intenzioni quali sono? Ok. Per navigare finalmente su acque molto più tranquille rispetto a prima e creare con voi un nuovo inizio verso cui si sta impegnando su come fare, abbandonando le resistenze del passato. Quindi vuole spostarsi verso di voi. Quindi nei confronti dei ragazzi che guardano, quali sono le intenzioni ancora? Ok, lui... Se in questo momento è freddo, quindi non vi state sentendo, è perché sta combattendo contro se stesso, cioè ha alzato le difese contro se stesso per cosa? Rispetto a quel senso di stabilità che ha con voi, rispetto a quel senso di unione che ha con voi, perché sta facendo chiarezza appunto. Quindi le intenzioni ancora quali sono? E questa è anche la carta del coraggio, cioè sta mettendo il suo coraggio per prevalere sulle sue paure. Adesso vediamo ancora, ecco, uscita. Infatti, guardate di nuovo. Amore su amore.
su cui lui vuole venire a dirvelo, assolutamente, vuole questa unione, amore, 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 ok? Vuole assolutamente questa unione e non ha dubbi. Adesso vediamo, voglio andare a chiarire sul 4 di denari, perché c'è il 4 di denari, che tipo di resistenza è? Allora, ok, allora lui ha paura del rifiuto, ok? Ha paura del rifiuto perché lui fa resistenza, allora, lui fa... ha avuto resistenza fino a questo momento sulla riconciliazione, ha avuto resistenza, ha anche paura di un rifiuto, ma al tempo stesso dietro a questa paura del rifiuto, dietro a questa resistenza su cui sta elaborando come fare per venire da voi, eliminando tutte le sue paure, tutte queste resistenze che aveva nei confronti della riconciliazione, che adesso non ha più, per quello che è potuto accadere, venendovi a offrire qualcosa di concreto con il cavaliere di coppe. Abbiamo già due cavalieri. Cavaliere di coppe è colui il quale va verso strade asfaltate soltanto dal cuore. Quindi adesso voglio capire perché c'è il 7 di bastoni. Ok, forza, forza, coraggio, guardate. Regina di coppe. Allora, lui ha il coraggio, ha trovato il coraggio di venire da voi per realizzare l'unione rispetto a qualsiasi tipo di resistenza che ci può essere in passato. Ok, la situazione è chiara. Adesso andiamo a vedere una carta degli oracoli. Quindi cosa nasconde veramente il suo cuore? È questo amore che vuole con voi. Ok? Queste sono le sue intenzioni, questo è quello che prova nel cuore, al di là di quello che voi state pensando, perché se state nel mentale, la mente non vi fa arrivare quello che veramente c'è nel cuore vostro e di lui. Quindi, se voi scendete nel vostro sé profondo, allora sentite esattamente quello che vi sto dicendo. Ora vediamo un consiglio degli angeli del cuore per i ragazzi che guardano il cuore giallo. Del cuore per i ragazzi che guardano il cuore giallo, eccola qua. Tieni la mente aperta, la tua anima gemella potrebbe essere diversa dal tipo di persona che ti aspetti o che frequenti di solito. Allora, mi fa già pensare una cosa, ragazzi, questa carta. Voi credete che lui non sia capace di fare determinate azioni in questo momento e quindi gli state mandando un'energia di precaria, mi viene da dire, un'energia che voi pensate che lui non sia in grado di superare se stesso, appunto si mette in pausa. Quindi questo cosa vuol dire secondo lo specchio della legge di risonanza? Secondo la legge dello specchio di risonanza significa che neanche voi pensate di voi stesse di poter superare voi stesse. Quando siete angeli incarnati, quando la vostra anima vi intima il percorso sulla terra, che è quello di superare le paure del mentale, di farvi vedere per la vostra magnificenza. Quindi se voi non pensate di poter superare voi stesse o voi stessi, di conseguenza per leggere lo specchio di risonanza nemmeno lui pensa di riuscire a superare se stesso. E quindi tieni la mente aperta, perché la tua anima gemella potrebbe essere diversa dal tipo di persona di aspetto che frequenti di solito, significa che lui è diverso da quello che state pensando. Anche perché non sarebbero uscite queste carte. Ecco perché è importante vedere prima i tarocchi e poi chiedere agli oracoli. Quindi, appunto, fondo mazzo, ta-da, vale la pena di aspettare. Il sincronismo divino è all'opera nella tua vita amorosa. Quindi, aspettatevi sempre. Cioè, se proprio dovete avere delle aspettative, io mi sono sempre detta nella vita, no? Quando anch'io avevo le aspettative che mi mangiavano il cervello, allora, dico, se proprio devo aspettarmi qualcosa, mi aspetto l'impossibile. Cioè, quindi questa carta vi sta dicendo tenete la mente aperta, non chiusa del senso di colpa, del bla 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 bla, perché questa è l'occasione della vostra vita per manifestare il miracolo, e cioè che la persona a cui stiamo pensando, come noi stessi, siamo in grado di superare noi stessi, e quindi la persona, appunto, è diversa da quella che ti aspetti,
Ok, quindi non mandiamo energie a livello frequenziale sull'altra persona di impossibilità a superare le sue paure, a superare se stesso, perché questo invece è possibile. Mi spiego? Ok, allora, quindi le emozioni, sensazioni, sentimenti ci sono tutte, ok? Lavorate su voi stesse, su voi stessi e create la versione migliore di voi, in modo tale da aiutare anche l'altro a manifestare il meglio di se stesso. Ok? Ragazze mie, io vi abbraccio e vi ringrazio. Che la luce vi accompagni e che Dio vi benedica. Mua! Per i ragazzi che hanno scelto variante stella verde. Allora, cosa nasconde davvero il suo cuore? Sentimenti e intenzioni verso di te che stai guardando. Quindi cosa prova veramente, cosa nasconde veramente il suo cuore al di là delle apparenze? Cosa nasconde veramente il suo cuore al di là delle apparenze? Vediamo. Cosa nasconde veramente il suo cuore al di là delle apparenze? Le intenzioni, sentimenti e intenzioni. Allora, prendiamo due carte, energia generale vostra che guardate, sua, energia di sintesi. Allora, andiamo a vedere la vostra. Ah, amichevolezza, il 2 d'aria. Questa è una bellissima carta. Questa è una bellissima carta che ci parla proprio della condivisione, della gioia del condividere, dello stare insieme. Qualcosa di puro, qualcosa di magico, qualcosa che viene direttamente dalla vostra essenza. Siete nella totale condivisione con l'altro. Questo 2 d'aria, come dico, questi sono i tarocchi Osho Zen, che sono una rivisitazione dei tarocchi tradizionali, sono degli approfondimenti straordinari. Corrisponde il 2 d'acqua, scusatemi. Il 2 d'acqua corrisponde al 2 di coppe ed è proprio una sensazione di piena condivisione con l'altro. Bellissimo. Vediamo lui. Lui è l'outsider. Colui il quale, il 5 di arcobaleno, l'outsider è colui il quale vuole assolutamente diverso, si sente diverso dagli altri, vuole rompere le catene e si sente fuori da ogni circostanza comune, fuori da ciò che il sistema gli impone, ciò che i condizionamenti gli impongono. È colui il quale vuole far gioire il suo bambino interiore, si sente intrappolato perché non riesce a condividere quella sua vera essenza con il mondo intero. E probabilmente voi l'avete accolto. Ma lui stesso, dentro se stesso, ha le paure che gli sono state impartite dal sistema e per cui si sente a disagio nell'esprimere la sua vera essenza, la sua vera natura. E probabilmente voi invece, grazie alla vostra relazione, l'avete accolto e lui si sente accolto e per lui non è normale questa cosa. Ed è come se quello che mi sta arrivando, quando nessuno mai ci ha accolto nella nostra vera essenza, no? Siamo stati sempre additati o comunque sia, appunto, additati come outsider, fuori proprio dagli schemi. Quando poi troviamo qualcuno invece che ci accoglie, è difficile prima di tutto per noi accettarlo, perché è difficile per noi accettare tanta grandezza che l'altro ci dà. E quindi una grande lezione fra tutte e due. Adesso vediamo quello che finisce. Il condizionamento, appunto. Allora, quello che mi viene da dire, appunto, è qui, lui, come ho detto poc'anzi, si sente condizionato dall'esprimere la sua vera natura. Probabilmente voi ne soffrite di questo perché dentro di voi l'avete già accolto così com'è. E quindi è come se aspettaste la presa di consapevolezza da parte sua affinché vada oltre il condizionamento mentale che il sistema, la società gli ha imposto. E quindi la vostra sfida è quella di continuare a emanare questa energia di accoglienza, di interezza a lui per farlo sentire accettato, per farlo sentire perché ha tanto da dare, ha tanto da dare perché qua viene raffigurato un bambino, no? Ciò significa che il suo bambino interiore vuole uscire a tutti i costi. Voi l'avete già fatto uscire, siete accoglienti, siete empatiche. Lui invece vuole uscire e sta cercando appunto il modo per farlo ed è condizionato. È condizionato dai suoi processi mentali che non gli fanno vedere effettivamente che lui appunto abbiamo catene e catene, guardate,
catene, catene. Abbiamo un leone, quindi pieno di facoltà, pieno di potenziali, che si sente incatenato a situazioni inesistenti. E quindi anche qui. Quindi anche qui è una grande sfida. E qua mi viene a dire proprio che è la vostra energia di guarigione che lo manda, lo aiuta a fargli capire che lui è un leone e non una gazzella. Ecco. Bene, adesso andiamo a vedere per quanto riguarda quindi cosa nasconde veramente il suo cuore. Prima di tutto, beh, qua diciamo che proprio è il bambino interiore che vuole uscire per voi e a quello vuole offrirvi, e allo stesso tempo è anche il leone che vi protegge, ma lui ha bisogno di sostegno in questo. Adesso vediamo cosa nasconde veramente il suo cuore, sentimenti e intenzioni verso di te che stai guardando. Cosa nasconde veramente il suo cuore? Vediamo. Vediamo. Allora, lui rispetto alla situazione, sì, con l'ostacolo, sì. Allora, appunto, lui è praticamente una condizione così. Alza le barriere, alza le difese, si sente minacciato, si sente ostacolato, si sente in competizione, si sente come se dovesse sempre lottare. Questa è la carta del sette di bastoni, la cui parola chiave è appunto coraggio. Quindi il coraggio di farsi avanti, il coraggio di prevalere rispetto alle sue paure, questo che sta accadendo nel suo inconscio. L'ostacolo qual è? L'ostacolo è il paggio di spade, cioè di stare troppo nella sua mente, di sondare troppo, di controllare troppo, di vedere troppo, di studiare troppo la situazione, di quando è un leone in gabbia, non si rende conto della sua forza, ma la stessa forza gli intima il coraggio, sa che lui ha coraggio. Adesso vediamo emozioni. Sì, si sente proprio in competizione, probabilmente ci sono anche altre persone coinvolte, si sente proprio in competizione, la competizione è prima di tutto dentro se stesso, no? È una lotta interna, una lotta intestina, una lotta interna fra i vari aspetti di se stesso. È come se una parte di lui dice una cosa, una parte di lui dice un'altra rispetto a questa relazione. È come se non è convinto perché tutti parlano dentro se stesso e non riesce a trovare appunto una soluzione riguardo a questa storia. Quindi, ma il senso qual è? È che lui non si rende conto del suo valore. È per questo che dà credito a varie voci dentro se stesso e si sente sballottolato da una parte all'altra. E questo, a livello per la legge, sempre lo specchio di risonanza, si può proiettare anche fuori, essendo in contrasto con altre persone che dicono una cosa, lui segue quella cosa, dicono un'altra e segue quell'un'altra, e non riesce a pensare con la sua anima, non con la sua testa, perché è già troppo nel mentale. Quindi deve pensare con l'anima. Vediamo i fattori nascosti. Sì, ci sono delle paure che sono legate all'archetipo materno. Paure legate con la luna, abbiamo le paure legate all'archetipo materno. La paura di mettere in luce qualcosa che è relativo alla sua infanzia, appunto vediamo il bambino qui, qualcosa che è accaduto nell'infanzia e che sta proiettando nella vostra relazione. Questo lo facciamo tutti, più o meno consciamente o inconsciamente. Qua è proprio, mi viene da dire, qui è proprio una lettura psichica della persona, perché questi conflitti che abbiamo visto qua relativi alla vostra relazione sono dovuti a delle paure inconsce, delle cose nascoste, delle cose confuse che sono relativi all'archetipo madre o all'archetipo padre, qualcosa che è accaduto nella sua infanzia. Vediamo un attimo. Eh sì, come esito, questa è la carta dell'esito, lui vuole riportare il giusto equilibrio in questa relazione. Come esito, lui vuole dare quello che non è riuscito a dare, perché voi gli date tanto. Vuole proprio dare questo, perché sa che è la cosa giusta, perché sa che anche lui può dare tanto. Adesso andiamo a vedere di che natura sono queste paure. Di che natura sono?
Anzi, vediamo prima di che natura sono questi conflitti nelle emozioni rispetto alla vostra relazione. Guardate cosa ho detto. Ho detto infanzia, il 6 di coppe è la carta dell'infanzia. Le emozioni rispetto alla vostra relazione, allora prima di tutto sento un legame con voi profondissimo. Profondissimo, è legato ai ricordi d'infanzia. Probabilmente vi siete conosciuti nell'infanzia, era un amore del passato, era un amore che, con cui lui ha stabilito un grosso legame, tanto da essere inequivocabile questo legame. Oppure è un'unione di fiamme gemelle che vi siete conosciuti adesso, ma vi siete conosciuti già in altre vite. E quindi questo cosa porta? Porta ad avere dei conflitti, perché sente per voi un legame profondissimo, molto molto profondo, che lo fa entrare in confusione. Quindi in confusione rispetto a cosa? Se noi dovessimo analizzare queste carte, no? È come se lui è condizionato dalle circostanze, dalla sua infanzia, dalle circostanze esterne per viversi questo amore. Se ci sono dei problemi, sono relativi a delle circostanze esterne che lui ha preso come condizionamenti, perché con voi sente un legame profondissimo, sente proprio la bellezza del legame. Vediamo un po' di andare a capire ancora di più cosa c'è nel suo subconscio con questa luna, di che natura sono queste paure. Quindi le paure, la luna, la stella, pazzesco. Le paure sono legate alla realizzazione di un sogno. È come se lui forse non si sentisse degno di realizzare questo sogno. E le paure sono legate proprio a questo sogno, che molto probabilmente è legato al sogno con voi. Adesso andiamo a vedere. Quindi, come risultato, quindi cosa abbiamo tra il 6 denari? Rispetto, vuole riequilibrio rispetto alla chiusura che c'è stata tra di voi, rispetto al sentirsi proprio trafitto alle spalle per questa chiusura. Sì. E rispetto all'indecisione se rivelarvi quello che prova oppure no, perché quello che prova è un re di coppe, cioè quello che prova è un sentimento stabile, vuole riportare l'equilibrio e ci sono queste paure in ballo che riguardano la realizzazione di questo sogno insieme a voi. Adesso andiamo a vedere ancora, quindi abbiamo visto situazione generale, di cosa ancora sull'esito, per favore. Sì. No, guardate, c'è. Poi dite che manco a farlo apposta. Re e regina di coppe. Qua parliamo di anime gemelle. C'è stata una chiusura, ragazze, tra di voi. Ok, benissimo. C'è stata una chiusura. Cioè, benissimo. Allora, andiamo ad elaborare questa chiusura. Questa chiusura l'ha portato a sedimentare dentro di lui la voglia di costruire insieme a voi qualcosa di importante, perché siete anime gemelle. Ci sono dei conflitti, dei contrasti, probabilmente entrano in gioco altre persone, ma da dove viene? Che cosa sono questi contrasti, questa proiezione che lui fa? Queste proiezioni vengono dall'infanzia. Proietta su di voi delle dinamiche dell'infanzia che sono relative all'archetipo madre o archetipo padre. Quindi, non a caso, qua abbiamo il bambino, qua abbiamo i bambini, qualcosa è accaduto nell'infanzia, come è accaduto a tutti noi, eh? Attenzione, però c'è chi lo risolve prima, lo mette in luce, c'è chi invece ha necessità di portarselo avanti per più tempo. Allora, qua il sogno è quello di stare con voi, di realizzare quest'unione. L'indecisione che ha in questo momento rispetto a questa condizione di voler proprio riportare l'equilibrio tra di voi, tra il giusto dare e il giusto avere, magari lui non vi ha dato appunto quello che avete dato a voi, che siete uscite come il due d'acqua, ok? Questo cosa porta? Che c'è la voglia di guarire questa situazione, perché il sogno è quello di stare con voi. Quindi adesso andiamo a vedere nel dettaglio cosa prova. Abbiamo visto anche qui e quali sono le intenzioni, oltre ogni apparenza. Oltre ogni apparenza. E come dico sempre, le carte ci servono a capire, a farci stare tranquilli perché ci dicono la verità delle vere, della verità sopra ogni apparenza. E quindi l'apparenza è ciò che ci serve per lavorarci su. Quando noi sappiamo la verità delle cose, no? Grazie ai tarocchi, noi possiamo stare tranquilli e mettere in luce quelle zone d'ombra senza, appunto, uscire nuova la carta dell'amore, senza lasciarci fagocitare dal perché lui ha fatto quello, perché io non ho fatto quell'altro. Ecco, le carte ci servono a farci stare tranquilli.
Se vogliamo cogliere l'opportunità, il messaggio evolutivo, le carte ci danno proprio questa opportunità. Altrimenti ripeteremo cicli su cicli su cicli, situazioni diverse, persone diverse, circostanze diverse che ci faranno ripetere gli stessi schemi. Fino a quando noi non diciamo basta e ci prendiamo la responsabilità della nostra felicità. Adesso, vediamo quindi cosa prova. Abbiamo visto già cosa prova, ma per le persone quindi che guardano la variante stella verde, cosa sente profondamente ancora di più la persona a cui stanno pensando? Appunto, ruota, sta girando tutto proprio a vostro favore. Sente che gli eventi lo porteranno finalmente a realizzare il suo sogno insieme a voi, con il salto nella fede. Lo farà questo salto nella fede, ok? Allora, ancora, cosa sente per voi che guardate? Rispetto anche al monito di prima, cosa sente? Che ve lo dico a fare? Guarda, cioè, cosa sente per voi? Realizza il sogno di stare insieme a voi, due di coppe, quindi, ma questo non ve lo dice, ve lo tiene nascosto ancora. E noi che cosa facciamo a questo punto? Lo lasciamo fare, tanto questo c'è. Quindi, non ve lo dice, ha paura di questa cosa ancora, e questa paura, il fatto di non poter realizzare con voi questa cosa, gli fa un grosso peso ancora, ok? Adesso vediamo perché c'è la luna. Perché c'è la luna di nuovo? Perché c'è la luna? Sì. Allora, perché? La confusione. La confusione è relativa a un pensiero unico che ha rispetto a questa relazione. Non sa, è come se non sapesse ancora come dirvelo. Questo mi viene in mente. Quindi c'è la luna perché la luna relativa a questa anche la spinta a chiamarvi, perché è confuso su come fare a dirvelo. Questo mi sta arrivando da dirvi, è confuso su come fare a dirvelo, però lui ha un pensiero chiaro, che è quello di realizzare il sogno di stare insieme a voi, non ha altro sogno più grande, ok? Quindi quali sono le prossime mosse, quindi intenzioni che ha la persona a cui state pensando? Appunto, imperatore, poi no, scusatemi, che dico? Papa, cioè Papa, questa è la carta della convivenza, il matrimonio, l'unione spirituale che sente nei vostri confronti, e questa cosa gli crea un grosso peso non potervi esprimere e non dare la possibilità di realizzare questa unione. Ancora, quindi, cosa farà nei vostri confronti? Le vere intenzioni del suo cuore, quali sono le vere intenzioni? Quindi cosa farà? Ecco, no vabbè, chi vi ho detto? Guarda. Qua parliamo di matrimonio e ve lo dico, Papa, Asso di Denari, Regina di Coppe. Che ve lo dico a fare? Le vere intenzioni sono quelle di avere un nuovo inizio con la sua Regina di Coppe, un'unione stabile, duratura nel tempo, inequivocabile. Ok? Con il 3 di bastoni sotto significa che lui sta già muovendo piccoli passi verso questa cosa e si è buttato il passato alle spalle. Ok? Quindi le vere intenzioni ancora, abbiamo già visto, continuiamo a chiedere, le vere intenzioni... Ancora, le vere intenzioni. Ok, allora vuole chiudere qualsiasi ciclo. Allora, se c'è stata un'altra donna, lui vuole chiudere il ciclo con questa donna e iniziare il ciclo con voi. Se non c'è stata nessun'altra donna, questa è la vostra stessa energia, che implica il fatto che lui sta aspettando pazientemente di chiudere questo ciclo e venire da voi, perché voi siete colei che non solo ama, ma anche colei con il quale vuole costruire proprio questa stabilità, questa famiglia, questa unione. Siete il sogno, ok? Quindi adesso andiamo a vedere perché c'è la... continuo da qua. Quindi, ancora le sue intenzioni nei vostri confronti, ancora le sue intenzioni nei vostri confronti. Sì. Lui sta aspettando il momento giusto per realizzare l'unione. Quindi, chiudere un ciclo e iniziare un altro. Queste sono le sue reali intenzioni nei vostri confronti, venire e creare un'unione stabile e duratura. E chiudere questo ciclo e aprirne un altro nuovo. Adesso chiediamo alle carte, Angeli del Cuore, quindi una carta per i ragazzi, per questa relazione, una carta per questa relazione, per i ragazzi che guardano e colui il quale o colei a cui stanno pensando.
appunto, attrazione. Vabbè, che ve lo dico a fare? Attrazione, vero amore. Questo è l'amore della tua vita. Io non commento più. Allora, quello che invece voglio commentare, che mi preme commentare, è che sempre sul lavoro su di sé, ragazze. Allora, il lavoro su di noi, le carte a cosa ci servono? Ribadisco sempre. Le carte ci servono per farci stare tranquille rispetto a quello che si sta manifestando sui piani sottili. Questo è il vero amore. Questo è l'amore della tua vita, ci dicono qua. E c'è una forte attrazione magnetica tra di voi. Questa persona vuole tutta questa roba che vi ho detto. Lui non ve lo dice ancora perché ha difficoltà a dirvelo in questo momento, perché probabilmente sta chiudendo qualcosa che è in essere e vuole un nuovo inizio con voi, per questo si ferma, ma sappiate che questo lavoro di meditazione è funzionale a fargli eludere tutte quelle catene in cui si sente imprigionato, di qualsiasi natura siano le catene, che poi le catene possono essere, ci arrivano dall'archetipo madre, archetipo padre dell'infanzia, noi le proiettiamo nelle nostre relazioni, a volte le persone si chiudono anche in delle relazioni, in dei matrimoni stagnanti, perché hanno proiettato quelle paure dell'infanzia, hanno proiettato la scena dei loro genitori e quindi hanno paura di uscire dalla zona comfort, a capire che loro hanno il potere di decidere della loro vita, di manifestare la loro magnificenza e stare veramente con le persone che vogliono stare, con cui vogliono stare e creare quello che è espressione della loro magnificenza, e quindi si bloccano in queste dinamiche. Ma alla fine, come diceva sempre il mio caro buon maestro, la natura dell'essere umano vince sempre. Tutti i costrutti mentali ci possono essere, alla fine la vera natura esce fuori. Quindi noi in questo tempo, ribadisco, le carte a cosa ci servono? Le carte ci servono a fare in modo che noi sappiamo la verità delle cose. Il vostro intuito, il vostro sé superiore vi porta a guardare questo interattivo? Bene, sappiate che qua ci sono le cose che vi serve sapere, che la vostra anima vi vuole far sapere attraverso noi che facciamo questi interattivi e ci facciamo da canali alla vostra anima. Quindi la verità è oltre le cose, è oltre l'apparenza. È necessario dei momenti di metabolizzazione dell'avvenuta integrazione dei nuovi codici di luce, della nuova frequenza delle persone, perché tutta questa meraviglia si possa manifestare. Lo dico sempre. Noi cerchiamo di dare una tempistica alle carte mettendo per esempio una settimana cosa accade. Sì, in quella settimana, se non accade proprio in quella settimana, sui piani sottili sta già accadendo. E a seconda poi del libero arbitrio della vostra anima, che quello che sui piani sottili sta già accadendo si manifesterà secondo i vostri dettami animici nelle settimane successive. Ok? Quindi ecco perché è importante il lavoro su se stessi. Il lavoro su se stessi è importante per andare nel sentire più che nella mente, e sentire appunto che ciò che vi arriva dall'esterno, come può essere questo interattivo, come può essere delle sincronicità, dei segni, degli angeli che vi arrivano, delle vostre guide, è tutto vero. E voi siate tranquilli e sereni mentre procedete la vostra vita e lasciate il tempo al divino di manifestare il vostro sogno d'amore. Mi spiego? Ok, belli miei, io vi stringo, vi bacio e vi inondo con la mia passione di luce. Ok? Ci vediamo alla prossima e che Dio vi benedica. Muah!